Parla fan del Napoli il più grande d'Italia, andiamo a un altro video qui sul nostro canale Napoli News, iscriviti al canale e lascia il tuo mi piace, e ora andiamo alle notizie di oggi. Colpo di mercato del Real Madrid come obiettivo fissato per la chiusura di un nuovo contratto. Il Real Madrid è stato collegato a diversi giocatori nelle ultime settimane e mesi. E nonostante le voci contrastanti, i fan sperano che il club faccia aggiunte alla squadra in estate. Se c'è una cosa che è diventata chiara durante la stagione, è che i Blancos non hanno abbastanza profondità per competere per tutti e tre i trofei. Uno dei giocatori con cui il Real Madrid è stato recentemente legato non è altro che Kvika Kvaratskhelia del Napoli. Il nazionale georgiano è uno dei talenti più brillanti in Europa in questo momento. Kvaratskhelia è arrivato al Napoli la scorsa estate e si è già guadagnato il soprannome di Kvaradona, che dimostra quanto sia apprezzato dai tifosi. Il georgiano è uno dei motivi principali per cui stanno scappando nella corsa al titolo di Serie A. Secondo le statistiche di Transfermarkt, finora ha segnato 14 gol e fornito 16 assist in 30 presenze in questa stagione. Come riportato da Footmercato, il Napoli allungherà di un anno, fino al 2028, il contratto di Kvaratskhelia. Il suo ingaggio passerà da 1 milione a 2,5 milioni, ma potrebbe arrivare a 4 milioni con i bonus. Kvaratskhelia è uno dei migliori giocatori in Europa al momento e ha avuto un ruolo enorme nella trasformazione del Napoli in questa stagione. Non solo sembra destinato a vincere il titolo di Serie A, ma è anche uno dei favoriti in Champions League, qualcosa che nessuno si aspettava all'inizio della stagione. Quindi qualcuno come Kvaratskhelia avrebbe potuto essere un ottimo acquisto a lungo termine per il Real Madrid dato che ha solo 22 anni. Ma con un'estensione del contratto incombente, sembra improbabile che lascerà il Napoli nel prossimo futuro e si prevede che riceverà una commissione di trasferimento di oltre 100 milioni di euro se ciò accadrà.